Si allungano le distanze tra Ascom e Palazzo d'Accursi, il primo cittadino, denunciano i commercianti, non mostra interesse verso una categoria essenziale per la tenuta economica della città. Da lunedì al via un sondaggio sull'operato della Giunta Merola. Avrebbero minacciato e rapinato alcuni spacciatori fermati durante controlli e il pesante sospetto che ha fatto finire sotto inchiesta due poliziotti del 113. Dal questore piena fiducia nella magistratura, se ci sono mele marce, dice Stingone, vanno tolte dal cesto. Resta ai domiciliari l'operatrice sanitaria del Sant'Orsola indagata per truffa dopo la scoperta che negli ultimi 9 anni ha lavorato solo 6 giorni. Il suo legale ha detto che non farà appello al Tribunale del Riesame. Un insegnante di religione di una scuola elementare è stata sollevata dall'incarico per tutto l'anno per aver fatto una lezione citando un passo dell'Apocalisse. Protestano genitori e alunni, ma il preside dice: chiarirò tutto al ministro. Nuovo appuntamento nel weekend al Teatro Testoni Ragazzi. Domani in scena la storia di una piccola giostra che farà trascorrere un pomeriggio divertente ai bimbi sotto i 4 anni. Buonasera, bentrovati con TG Bologna. I toni erano pacati, ma le avvisaglie di un possibile conflitto fra Comune di Bologna e Ascom c'erano già tutte. Le scelte amministrative della Giunta Merola non hanno mai tenuto conto delle esigenze di una parte della città, di quella che dà un contributo alla tenuta del tessuto economico. E questa l'accusa lanciata oggi da Ascom Confcommercio nel corso di un convegno durante il quale è stato annunciato un sondaggio sul primo cittadino. Vediamo il servizio. Per i commercianti bolognesi il 2011 si chiuderà con un calo del volume d'affari del 15% che si aggiunge al meno 10% dello scorso anno. Certo c'è la crisi economica, ma dal Comune di Bologna non è arrivata nessuna attenzione verso un settore che costituisce parte essenziale del tessuto economico cittadino. La precisa denuncia arriva da Ascom Bologna, che vede nel mancato spegnimento di Sirena Natale un altro duro colpo alle attività economiche cittadine. Così da lunedì prossimo Ascom Bologna promuoverà presso 4.000 suoi associati una sorta di sondaggio sull'operato del sindaco Virginio Merola. Devo dire, è nata la preoccupazione dopo una serie di incontri relativi al periodo natalizio, però la sensazione è che si tenga un basso profilo su quelle che devono essere non soltanto le iniziative a favorire Bologna come città terziaria, ma anche a ragionare nel complesso di sviluppo di Bologna come città integrata dei consumi, dove la crescita economica sia omogenea a tutti i livelli. E la vocazione terziaria che oggi abbiamo ribadito deve essere accompagnata da un cammino fatto assieme. Io oggi lo credo di averlo specificato, non possiamo permetterci di non lavorare insieme in squadra. E questo, proprio da questo nasce la preoccupazione, quindi la conferenza stampa si chiude con un appello al sindaco perché riunisca i suoi ragazzi e ripercorrendo una sua battuta di un mese fa, siccome noi abbiamo studiato, siamo in classe, li aspettiamo, perché tanto più il livello della discussione si alza, tanto più ci sentiamo a nostro agio. Il dovere dell'associazione di categoria è proprio questo, portare all'amministrazione una sensazione di base molto forte, e devo dire che la diffusione da lunedì dei 4.000 questionari ci servirà proprio responsabilmente per portare all'amministrazione dati certi e concreti. Abbiamo fornito continui contributi di idee per la soluzione dei problemi di traffico e mobilità, insistono i vertici di Ascom Bologna. Se si vuole parlare seriamente di pedonalizzazione a macchia di leopardo, bisogna far sparire le auto dalle strade creando parcheggi sotterranei. Se di questo, di altre cose serie e di prospettive si parlerà nel prossimo incontro partecipato con il Comune sulle pedonalizzazioni del 3 dicembre, bene. Se invece si deve parlare di piccole feste di strada con Beppe Maniglia e gli Limani, allora Ascom Bologna ha meglio da fare. E intanto il sindaco Merola nei prossimi giorni dovrà anche cercare di sedare i malumori che attraversano parte della maggioranza di Palazzo d'Accursio e anche lo stesso PD, principale partito a sostegno della sua giunta. Per questo è previsto un incontro con il segretario cittadino Raffaele Donini. Lunedì prossimo il sindaco Virginio Merola incontrerà i consiglieri comunali del PD e il responsabile cittadino del partito Raffaele Donini. Obiettivo: calmare le acque dopo le recenti frizioni in aula consiliare, di cui quella sul People Mover è solo l'ultima in ordine di tempo. In vista dell'appuntamento, il primo cittadino ha incontrato questa mattina Benedetto Zacchiroli, che è un po' il portabandiera di quelli che dall'interno del Partito Democratico stanno facendo le pulci alla monorotaia che dovrà collegare la stazione
all'aeroporto. Intercettato all'uscita dell'incontro, il consigliere Zacchiroli si è limitato a dire che il sindaco sta studiando ogni dettaglio dell'operazione People Mover e che si è deciso l'orario dell'incontro di lunedì. Pace fatta tra gruppo ed esecutivo, manco per niente, perché subito dopo Zacchiroli ha girato il fucile della polemica contro il membro di giunta Andrea Ronchi, che nei giorni scorsi si era lamentato per come i consiglieri democratici avevano bloccato la delibera sulla trasformazione in fondazione della Cineteca, a cui l'assessore alla cultura teneva. Ronchi non sa leggere le delibere e neanche quello che accade tra le righe, ha detto Zacchiroli, che poi infierendo ha aggiunto: se ha bisogno di un corso di italiano glielo faccio io, visto che già lo insegno agli stranieri. Lunedì si chiariranno. Due poliziotti sospettati di aver minacciato e rapinato alcuni spacciatori che avevano fermato durante alcuni controlli per strada. Per ora, come dicevamo, è soltanto un sospetto, ma è al centro di una delicata indagine aperta dalla Procura. Un'indagine della Procura di Bologna su due poliziotti sospettati di aver picchiato e rapinato tre spacciatori nordafricani. La notizia, anticipata oggi sulle pagine del Corriere di Bologna, è coperta da uno stretto riservo degli inquirenti di Piazza Trento e Trieste e sarebbe partita dalla denuncia fatta il mese scorso da tre immigrati. Due agenti delle volanti, dopo averli fermati durante normali controlli per strada, li avrebbero minacciati e derubati. Piccole cifre, poche centinaia di euro, e in un caso ci sarebbero state anche percosse. Abbiamo piena fiducia nella magistratura, il primo commento del questore Vincenzo Stingone alla notizia pubblicata sul quotidiano. Un uomo in divisa che sbaglia due volte, ha spiegato il questore, perché arreca danno anche a tutti gli altri poliziotti che lavorano con impegno e onestà, oltre che con gravi rischi. Qualora le eventuali responsabilità venissero accertate, ha aggiunto, il fatto non è grave ma gravissimo. In questa inchiesta quindi non ci deve essere nessuna indulgenza, ma rigore, severità e serenità. Interrogato dai giornalisti su eventuali misure disciplinari a carico degli agenti indagati, Stingone ha fatto capire che è prematuro, bisogna aspettare l'evolversi dell'inchiesta. Il questore infine ha ribadito un concetto già espresso in passato: in tutti gli ambienti le mele marce vanno tolte dal cesto, ma la stragrande maggioranza dei poliziotti sono persone oneste. L'indagine, per fare luce sulle accuse ai due agenti, è stata affidata dalla Procura alla squadra mobile della stessa questura. Segno, si fa notare in Piazza Galilei, che gli inquirenti hanno comunque fiducia nella polizia. Rimane agli arresti domiciliari Silvia, l'assenteista record indagata dalla Procura di Bologna per truffa dopo la scoperta che negli ultimi 9 anni ha lavorato appena 6 giorni con lunghi periodi di malattie e assenze per 2 maternità in realtà mai avvenute. La donna faceva l'operatrice sociosanitaria all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, che 1 anno e mezzo fa ha fatto partire l'indagine dei carabinieri del NAS. Oggi, al termine dell'interrogatorio di garanzia, il GIP di Bologna, Alberto Gamberini, ha confermato per la 44enne gli arresti domiciliari. La donna, difesa dall'avvocato Elisabetta Delrico, ha risposto alle domande dando una propria versione dei fatti che evidentemente però non ha convinto il giudice. Il legale ha spiegato che almeno per il momento non intende presentare appello al Tribunale del Riesame. Cambiamo argomento. Una maestra delle scuole elementari Bombicci di Bologna, Cristina Vai, si è vista sollevata per tutto l'anno scolastico dall'incarico di insegnante di religione cattolica per aver fatto una lezione sul bene e sul male citando un passo dell'Apocalisse. Oggi la maestra protesta con l'appoggio del deputato del PDL Fabio Garagnani e dei genitori dei suoi alunni, che sono tutti schierati al suo fianco. Vediamo le interviste. Onorevole Garagnani, lei ha presentato un'interpellanza in merito a questo episodio. In una scuola di Bologna la maestra è stata sospesa. Sì, ho presentato l'interpellanza perché ho ritenuto mio dovere di parlamentare e cittadino di chiedere al governo chiarimenti in merito a una vicenda oscura che è emblematica di un livello di ideologizzazione che è presente in alcune scuole di Bologna, da sempre peraltro, e mi riferisco al terzo circolo didattico, le scuole Bombicci. Ora, il fatto che un'insegnante validissima, confortata del parere di tutti i genitori e dei propri alunni, sia stata sospesa dall'insegnamento della religione, perché forse per motivazioni che non sono ben comprensibili, ma comunque sicuramente improntate ad una concezione ideologica, non rispettava, diciamo, quelle che sono visioni particolari del dirigente scolastico, credo che sia un fatto particolarmente grave. Io sono stata sospesa dall'insegnamento
marito di religione cattolica, io sono un'insegnante statale, sono l'insegnante primaria di una scuola a modulo e il mio caso è il primo successo in Italia perché le insegnanti di religione vengono sospese in casi eccezionali dalla curia, dalle autorità ecclesiastiche. Io invece sono stata sospesa dall'insegnamento della religione cattolica da un funzionario pubblico, dal preside, cosa che non è mai successo perché non spetta a lui. Sono stata accusata di aver traumatizzato una bambina con una lezione sull'Arcangelo Michele presa dall'Apocalisse, in cui io ho trattato la lotta tra il bene e il male. Ecco, lei ha un bambino nella scuola dove insegna la maestra che è stata sospesa. Sì, io ho un bambino in prima B, nella delle Bombicci. Ha scritto ha firmato una lettera in difesa della maestra. Sì, abbiamo scritto una lettera chiedendo al dirigente di reintegrare urgentemente la maestra nel suo ruolo di insegnante di religione, perché è bravissima e dà tanto ai nostri bambini. Sì, anch'io ho un figlio di 6 anni che è nella classe della maestra Cristina Vai e abbiamo firmato tutti i genitori questa lettera perché la maestra si è reintegrata nella sua posizione, quindi anche nell'insegnamento della religione cattolica. E questa vicenda sta ovviamente creando reazioni e polemiche. È stata una decisione pesante, difficile da assumere, ma assunta in piena coscienza e alla luce di una serie di motivi. Così Stefano Mari, dirigente scolastico del circolo che ha competenza sulle Bombicci, interviene sulla decisione di sollevare dall'incarico di docente di religione la maestra Cristina Vai, che oggi con PDL e i genitori degli alunni ha contestato il provvedimento. Nel dettaglio però il preside non vuole scendere. Posso solo riferirmi al Ministero quando mi chiederà tutti i chiarimenti del caso. Cambiamo argomento. Il consigliere comunale del PDL Lorenzo Tomassini ha mobilitato questa mattina i suoi sostenitori per svolgere le primarie. Il candidato per il congresso lo vogliamo decidere così, ha sottolineato Tomassini. Sentiamo. Lorenzo Tomassini, perché ha deciso di organizzare queste primarie? Beh, abbiamo deciso di realizzare questa iniziativa per restituire ai cittadini il loro diritto di scegliere chi li rappresenta. Noi prossimamente faremo il congresso e nella logica del congresso unitario dovremo indicare alcune persone che andranno a rappresentare questo folto gruppo di oltre 1000 iscritti. Quindi questo ci sembrava il modo migliore per dare legittimità a chi entrerà all'interno del coordinamento. Cioè, quindi queste primarie di oggi in pratica cosa servono? Queste primarie servono per scegliere le persone che questa mattina hanno deciso liberamente di candidarsi a questo ufficio. Quindi stamattina abbiamo alle ore 10:15 chiuso la fase delle candidature, adesso è aperta quella di voto e tutti quelli che sono in aula esprimeranno la preferenza rispetto a chi dovrà entrare nel coordinamento. Senta, il coordinatore, il cittadino Gragnani, ha criticato queste primarie di oggi organizzate da lei. Sì, so che le ha definiti inutili, io ritengo che tutte le volte in cui la democrazia ha spazio non ci sia nulla di inutile, ma ritengo tra l'altro che sia una contraddizione in termini, perché se una cosa è inutile non la si critica solo se fa paura. Da ieri sera Bologna ha assunto il tradizionale aspetto natalizio, sono state accese infatti le luminarie dell'albero di Natale, anche quelle che scendono a cascata dall'alto delle due torri. Fra le autorità presenti alla cerimonia, il sindaco Virginio Merola e il presidente di Ascom Bologna Enrico Postacchini. Per un attimo hanno così messo da parte il dibattito che li divide, di cui abbiamo ampiamente parlato in apertura del nostro telegiornale, e hanno voluto attraverso le nostre telecamere fare gli auguri ai bolognesi. Sentiamoli. Da ieri sera Bologna ha assunto il consueto aspetto natalizio. Sono state infatti accese le tradizionali luci dell'albero di Natale in piazza Nettuno e la cascata luminosa dall'alto delle torri Asinelli. L'abete, alto 18 metri, è stato donato dalla città di San Candido. Nel suo breve discorso il primo cittadino ha ricordato che ci aspettano momenti difficili e nel fare gli auguri alla città ha esortato i bolognesi a non dividersi. Di stare uniti, di essere solidali fra di loro, di ricordarsi che fra tutti i doni che potranno scegliere, e mi auguro in tanti potranno scegliere per questo Natale, il dono più prezioso è questa città. Lavoriamo insieme per tenerla unita.
Con le luminarie delle due torri a cura di Ascom Bologna, l'associazione dei commercianti ha voluto regalare alla città un tono che possa contribuire a stemperare i difficili momenti che si stanno attraversando. È un'occasione straordinaria per venire a Bologna, visitarla e gustarne le prerogative. E devo dire che è sempre una bella festa, ai bolognesi credo piaccia questo dono da parte dei commercianti, ci auguriamo che sia uno sforzo in qualche modo che venga premiato e che la città quindi sia visitata. E dopo l'accensione delle luminarie in centro, ieri sera, questa mattina in Strada Maggiore è stato inaugurato ufficialmente il tradizionale mercatino di Santa Lucia, aperto in realtà già da qualche giorno. Sulle bancarelle del portico dei Servi, le consuete palline colorate per gli addobbi degli alberi di Natale e le statuine dei presepi presenti in una varietà davvero incredibile. Non mancano come sempre i dolciumi e naturalmente gli abeti, sia di tipo ecologico che quelli naturali coltivati per l'occasione in apposite abetaie montane. Oggi e domani a Bologna, sotto il portico del Baraccano, sono in vendita le crescentine dei panificatori con finalità benefiche. Vediamo di cosa si tratta. Allora, ci sarà una manifestazione benefica organizzata dal quartiere, l'Ascom e i panificatori, col presidente Maffaro che è qui con noi, in favore del ventaglio di Orav, del podere in via di Gaibara, che a cui sono state derubate tantissimi attrezzi che servivano per il lavoro per questi ragazzi con problemi psichici. Un ruolo importante, ovviamente lo giocheranno in tutto questo le crescentine. Le crescentine col prosciutto, perché in collaborazione con la Federcarni, che sono i nostri macellai bolognesi, proporremmo, che sarebbe l'ultima iniziativa che proponiamo quest'anno, le crescentine col prosciutto crudo sotto al voltone del Baraccano e sotto il portico del Baraccano. Che cosa fa questa associazione a cui, ricordiamo, va il ricavato di questa iniziativa benefica? Si occupa da quasi 5 anni del recupero di persone con disagio psichico secondo una teoria, un metodo di cura che si chiama recovery, che vuol dire aiutare le persone a riappropriarsi delle loro capacità e abilità. Siamo dentro il teatro del piccolo teatro del Baraccano, che è un vero gioiello, e noi siamo felici di ospitare questa iniziativa e sarà una delle tante che faremo per riqualificare proprio quello che è il voltone, che è meraviglioso, è una parte importante di Bologna, è una parte storica e non esistono soltanto le altre piazze, ma ci siamo anche noi, siamo qui, vogliamo essere presenti. Scattano domani mattina le operazioni di rimozione e disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale trovato alcune settimane fa in via Toscana a Bologna. Il Comune ha diffuso un'ordinanza con la prescrizione ai residenti nella cosiddetta zona di pericolo di allontanarsi da casa entro le ore 9 e fino al termine delle attività in un raggio di 200 metri dal luogo di rinvenimento della bomba. Nella stessa area verrà limitata anche la circolazione al traffico veicolare sempre dalle 9.45 fino alla cessazione delle operazioni. L'ordigno del peso di 100 libbre e inesploso è stato trovato il 7 novembre nell'area di un cantiere edile in via Toscana 126. Per accogliere gli sfollati è stato attivato anche il centro di accoglienza temporaneo al centro sociale Villa Mazzacorati, sempre in via Toscana. Una notizia di cronaca: ha soltanto 15 anni uno dei due baby rapinatori, entrambi romeni, arrestati dalla polizia con l'accusa di avere aggredito una 27enne di origine coreana la sera del 16 novembre scorso in via degli Ortolani. La giovane è stata avvicinata con la scusa della richiesta di un'indicazione stradale, trascinata in un giardino, stordita con uno spray al peperoncino e poi rapinata di 100 euro e dell'iPhone. In manette sono finiti un 20enne romeno e il suo complice 15enne. Entrambi sono stati riconosciuti dalla vittima. Dopo il fermo, il più grande è finito in carcere, mentre il minorenne è stato rimesso in libertà. E ora parliamo di sanità. Qual è il senso della cura, intesa appunto in senso sanitario? Di questo si è parlato oggi in una tavola rotonda organizzata al Mambo di Bologna da SIM, Società Italiana Medici Manager. Tra i relatori del convegno c'era anche Nicoletta Mantovani. Vediamo. Nicoletta Mantovani, il senso di cura, quanto è importante la cura medica in senso tecnico per affrontare una patologia che va naturalmente combattuta con dei farmaci, e quanto è importante l'appoggio psicologico che probabilmente deve andare di pari passo?
Beh, diciamo che nel convegno di oggi ho portato la mia testimonianza come paziente, quindi come ammalato, e credo sia fondamentale che con il medico si possa avere un rapporto di supporto, quindi ho chiesto che i medici non ci considerino mai un appuntamento e basta, ma che riescano comunque a vedere quello che siamo noi, quello che stiamo passando in quel momento, che ci siano di aiuto, che insieme possiamo fare un percorso, quindi trovare un alleato, qualcuno che ci dia una visione positiva anche della malattia. E ho chiesto ai medici di non essere così certi di loro stessi, perché purtroppo spesso il medico è molto sicuro di sé e tende a non ascoltare il paziente, invece per me è importante che ci sia una sorta di empatia, una sorta di ascolto. E per quello che riguarda, ho fatto l'esempio della teoria del professor Zamboni, questa nuova cura per la sclerosi multipla, viene ostacolato ai neurologi con grande diffidenza di avere un po' più di apertura in questo senso verso una ricerca che potrebbe veramente aiutare noi malati di sclerosi. Abbiamo cercato di declinare il termine cura, l'azione cura, in tutte le possibili valenze, e proprio il contatto con altre persone, con altre esperienze, che ci aiuta a mantenere vivo il senso globale della cura. Ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo altre notizie. Di nuovo in studio con ETG Bologna. Prima di andare avanti col telegiornale, rivediamo come sempre i titoli del nostro sommario. Si allungano le distanze fra Ascom e Palazzo d'Accursi, il primo cittadino, dicono i commercianti, non mostra interesse verso una categoria essenziale per la tenuta economica della città. Da lunedì al via un sondaggio sull'operato della giunta Merola. Avrebbero minacciato e rapinato alcuni spacciatori, il pesante sospetto che ha fatto finire sotto inchiesta due poliziotti del 113, dal questore piena fiducia alla magistratura, se ci sono mele marce vanno tolte dal cesto. Resta agli arresti domiciliari l'operatrice sanitaria del Sant'Orso, l'ha indagata per truffa dopo la scoperta che negli ultimi 9 anni ha lavorato soltanto 6 giorni. Il suo legale ha detto che non presenterà appello al Tribunale del Riesame. Una insegnante di religione di una scuola elementare di Bologna è stata sollevata dall'incarico per tutto l'anno per aver fatto una lezione citando un passo dell'Apocalisse. Genitori e alunni la difendono, ma il preside dice: chiarirò tutto al ministro. Nuovo appuntamento nel weekend al Teatro Testoni Ragazzi. Domani in scena la storia di una piccola giostra che farà trascorrere un pomeriggio divertente ai bimbi fino ai 4 anni. E andiamo avanti col telegiornale, parliamo proprio di spettacolo, ma parliamo della grande attesa che c'è per il concerto di Paul McCartney, che questa sera apre il suo tour europeo proprio a Bologna. La nostra città ha dovuto aspettare che McCartney oltrepassasse i 69 anni per ascoltare il genio che compose alcuni dei più grandi successi della storia della musica mondiale. Il baronetto è in città da ieri pomeriggio, alloggia all'ex Baglioni, ora Majestic di via Indipendenza, dove per tutto il giorno una folla di fans è stata in attesa di vedere l'ex Beatle. McCartney questa sera animerà dunque l'Unipol Arena di Casalecchio per il primo concerto del suo tour 2011, che poi si chiuderà a Liverpool il 20 dicembre. Ancora mistero sulla scaletta del concerto, che ha fatto il tutto esaurito nonostante i prezzi piuttosto elevati. E ora ci occupiamo di teatro per bambini, perché domani al Testoni Ragazzi arriva una storia che riguarda una piccola giostra che farà trascorrere un pomeriggio divertente ai bambini più piccoli. Vediamo di cosa si tratta. 26 e 27 novembre al Teatro Testoni Ragazzi c'è Piccola Giostra, da 1 a 4 anni. Allora, i bambini più piccoli non saliranno in giostra, però, no? I bambini più piccoli non saliranno in giostra, ma vivranno una grande avventura. Questa giostra è uno spettacolo che racconta un viaggio. Parte tutto da una piccola giostra che un giorno perde l'ombrello che copriva in qualche modo e faceva da tetto alla giostra. Parte l'ombrello e partono gli animali che componevano la giostra, iniziando un viaggio per il mondo in uno spettacolo che racconta quindi la voglia di viaggiare, di scoprire e di tornare poi anche a casa. E tutti erano felici di girare intorno, perché è bello andare in lungo e largo per il mondo. È bello anche tornare. Lo spettacolo è di Roberto Frabetti e le scenografie sono di Vanni Braga. È molto importante questo gioco di scenografie, perché la trasformazione, uno spettacolo per bambini così piccoli, è estremamente suggestiva, e le scenografie in questo spettacolo si compongono e si scompongono in continuazione. C'è un'altra pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo.
Eccoci di nuovo in studio, ma siamo in chiusura, c'è tempo solo per il consueto riepilogo dei nostri titoli. Si allungano le distanze fra Ascom e Palazzo d'Accursio, il primo cittadino, denunciano i commercianti, non mostra interesse verso una categoria essenziale per la tenuta economica della città. Da lunedì al via un sondaggio sull'operato della Giunta Merola. Avrebbero minacciato e rapinato alcuni spacciatori, il pesante sospetto che ha fatto finire sotto inchiesta due poliziotti del 113. Dal questore piena fiducia nella magistratura, se ci sono mele marce, dice Stingone, vanno tolte dal cesto. Resta ai domiciliari, l'operatrice sanitaria del Sant'Orsola è indagata per truffa dopo la scoperta che negli ultimi 9 anni ha lavorato soltanto 6 giorni. Il suo legale ha detto che non farà appello al Tribunale del Riesame. Una insegnante di religione di una scuola elementare di Bologna è stata sollevata dall'incarico per tutto l'anno per aver fatto una lezione citando un passo dell'Apocalisse. Genitori e alunni la difendono, ma il preside dice chiarirò tutto al ministro. Per lo spettacolo, nuovo appuntamento nel weekend dal Teatro Testoni. Ragazzi, domani in scena la storia di una piccola giostra che farà trascorrere un pomeriggio divertente ai bambini fino ai 4 anni. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata su ETV. Thank you.